Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 11. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatti. Ciao! Stagione 11, episodio 124, Clement Tipping Points. Ciao! È di questo che andremo a parlare rapidamente in questa bloggata audio. Il link per approfondire le tematiche sulla bloggata Clement Tipping Points lo trovate come al solito in descrizione. Io ho provveduto a tradurre e a sintetizzare in italiano la conferenza gratuita YouTube del professor Stefan Ramstorff, intitolata appunto Clement Tipping Points. Dunque, iniziamo a parlare dei tipping point climatici, un tema climatico appassionante, ma facciamo un attimo prima un passo indietro dando alcuni rudimenti di climatologia. Il grafico che viene mostrato, diciamo che se volete approfondire questo tema sul livello della CO2 nel mondo, è ascendente, in particolar modo negli ultimi 7 anni, che sono stati gli ultimi 7 anni con le temperature più calde sulla Terra da quando si sono iniziate praticamente a rilevare le temperature. Il bilancio energetico del pianeta Terra è molto ben compreso dalla scienza: l'irraggiamento solare, che è riflesso dalle nuvole, quanto dalle zone bianche, cioè ghiacciai e neve, mentre il resto è assorbito come riscaldamento. C'è poi una parte del calore prodotto dall'irraggiamento solare sulla Terra, che in atmosfera viene poi rilasciata come emissione infrarossa della Terra verso lo spazio esterno, e questo accade in atmosfera per convezione verso gli strati più alti dell'atmosfera. Mentre la presenza di gas serra blocca appunto questa convezione verso lo spazio, riportando il calore verso la Terra. Dunque, già oggi l'incremento delle temperature medie sulla Terra, accaduto dal 1951 al 2010, è di più 0,7 gradi centigradi. Questo incremento è stato al 95% generato da attività antropiche e non da cause naturali. Da ricerche paleoclimatiche sui ghiacciai si è potuto inferire la temperatura media del pianeta intorno a 20.000 anni fa, da 20.000 anni fa sino praticamente ad oggi. All'epoca delle glaciazioni la temperatura era più bassa di 3 gradi Celsius rispetto ad oggi. Alla fine dell'Olocene la temperatura salì di 1,2 gradi Celsius. Queste variazioni naturali da 20.000 anni fa sino al 1800 sono naturali e causate dall'orbita della Terra. È detto il ciclo di Milankovitch, le oscillazioni naturali che dipendono anche dai cicli solari e dall'irraggiamento ottenuto dalla Terra. Andiamo a parlare dei tipping point. Tipping point climatico è definito come un classico cambio di stato in cui si ha il cambiamento dello stato e dello sviluppo del sistema. In breve, un tipping point climatico si manifesta prima con lievi modifiche a causa dell'inerzia del sistema, ma poi, una volta passato un determinato limite, lo stato del sistema muta drasticamente e rapidamente, raggiungendo un nuovo punto di equilibrio profondamente diverso da quello della fase precedente. Perché il nuovo punto di equilibrio è stabile e la fase non è reversibile nel breve periodo. Ci sono due tipi di tipping point. Tipping point ad equilibrio monostabile ma reversibile. Ecco, se volete approfondire questi temi il link lo trovate in descrizione. I tipping point monostabili ma reversibili sono quelli per i quali, forzando le condizioni del sistema da ambo le parti, si inducono cambiamenti di stati che fanno mutare nel lungo periodo il punto di equilibrio, che si sposta in due diverse posizioni profondamente differenti. La transizione di fase da un punto di equilibrio all'altro è molto rapida lungo il punto di cambiamento di stato, ad esempio lo strato di ghiaccio. Ci sono i tipping point non lineari, multipli ad equilibrio irreversibile. Ecco, i cambiamenti di stato accadono dentro un'ampia fascia in cui le due fasi sono vicine, ma condividono una lunga serie di punti instabili, i quali possono saltare in modo non lineare tra due diverse condizioni di stato, sinché si rimane all'interno della fascia di instabilità.
Oltre tale fascia di instabilità si hanno punti di equilibrio stabili che non mutano più. La differenza sostanziale è che quando si passa da una transizione di fase all'altra il nuovo punto di equilibrio non ha la stessa scissa ed ordinata, ma un punto di equilibrio stabile che non muta più ritornando e quindi non ritorna più indietro, ma rimane già dove si trova. Il nuovo punto di equilibrio, ad esempio il melting della Groenlandia, oppure il problema dell'Amor. È cosiddetta l'area di bistabilità. Per fare un esempio pratico è la condizione di un utente che si trova in un kayak. Se oscillate e provate a ribaltarlo, il kayak farà resistenza sino a un determinato punto. Oltre questo il kayak si capovolgerà e resterà capovolto in modo stabile. Vi occorrerà molta più energia per riportare il kayak in posizione normale e non è detto che ci riusciate restando a bordo del kayak, perché il nuovo punto di equilibrio del kayak invertito sott'acqua è stabile e si oppone ai vostri tentativi di farlo girare nuovamente. Ecco, ci sono tantissimi tipping point climatici: ghiaccio artico che implica il blocco dell'Amoc, il blocco dell'Amoc implica la foresta amazzonica. Ghiaccio artico impatta sul permafrost, il ghiaccio artico impatta sulle foreste boreali. Ghiaccio artico impatta sullo scioglimento della Groenlandia, scioglimento della Groenlandia impatta sul blocco dell'Amoc, il blocco dell'Amoc impatta sulla foresta amazzonica. Ghiaccio artico impatta sullo scioglimento della Groenlandia, scioglimento della Groenlandia impatta sul blocco dell'Amoc, il blocco dell'Amoc impatta sul cappa di ghiaccio polare antartica dell'Ovest. Ghiaccio artico impatta sullo scioglimento della Groenlandia, lo scioglimento della Groenlandia impatta sul blocco dell'Amoc, il blocco dell'Amoc impatta sulla perdita di massa polare est antartica. Abbiamo infine la morte dei coralli. Ecco, tutti questi tipping point hanno dei punti di collasso con dinamiche a positive feedback. Ecco, qui andremo ora, la bloggata si andrà a espandere in particolarmente i temi del ghiaccio della Groenlandia e il blocco della corrente del golfo, che in particolare ha un motore termoalino basato sulla temperatura dell'acqua e il livello del sale. L'acqua fredda salata, che è molto densa, semplicemente sprofonda per 2-3 km sott'acqua, poi innesca il nastro trasportatore dell'Amoc in Groenlandia, che rinnova tutta l'acqua del mare alle alte profondità durante il suo moto. Esiste un livello di desalinizzazione oltre il quale la corrente del golfo, l'Amoc, si ferma. Tutte le simulazioni climatiche fatte da IPCC non hanno mai tenuto conto del ghiaccio sciolto della Groenlandia, per cui gli output di IPCC non sanno spiegare la grande bolla fredda che si sta creando nell'Oceano Atlantico e che i satelliti NASA hanno registrato da molti anni. Ci sono quindi due fattori, l'alta salinità quanto la bassa temperatura, che governano l'Amoc. Questa è la ragione del perché le due variabili creano un regime bistabile, che è una dinamica quasi identica ai tipping point non lineari multipli ad equilibrio irreversibile. Il rallentamento dell'Amoc è già accaduto ed è registrato pari a un -25%. Noi sappiamo che esiste questo tipping point sull'Amoc, non sappiamo però bene quantificarlo in relazione al suo blocco, ma questa non è una buona ragione per scommettere contro un tipping point ignorando completamente la sua dinamica. Il blocco dell'Amoc impatterà sulla Scandinavia, sulla Gran Bretagna, sull'Irlanda, sull'Islanda e su tutta l'Europa del Nord. La bloggata continua parlando della morte delle barriere coralline. Ecco, se siete interessati a queste cose, il link lo trovate in descrizione, dove potete andare a fruire la conferenza in inglese del professor Stefan Ramstorff, oppure potete trovare la versione tradotta e sintetizzata in italiano nel link che trovate indicato in descrizione. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!